Assessore, quali sono i progetti che la Regione Abruzzo sta portando avanti per quanto riguarda gli istituti superiori per fare in modo che gli studenti, una volta raggiunta la maturità, ma anche nel percorso didattico, possano già iniziare ad incontrare il mondo del lavoro? Beh, certamente stiamo facendo un lavoro con il tavolo regionale sugli indirizzi scolastici delle scuole superiori. È un tavolo che da sempre si è riunito solamente a novembre e dicembre. Quest'anno per la prima volta abbiamo cominciato a fare riunioni da marzo. Questo proprio perché credo che sia necessario incontrare maggiormente i territori e capire veramente quali sono le esigenze territoriali e del mondo del lavoro, in modo da dare degli indirizzi precisi alle scuole superiori. Un esempio è quello di Pineto. A Pineto l'indirizzo del legno è assolutamente importante perché ci sono grandi realtà legate al legno industriali nel comprensorio in quel territorio. La stessa cosa la stiamo facendo per tutte le altre, per tutti gli altri territori della regione. Altri progetti sono legati per esempio agli ITS e oggi ai poli. Gli ITS e i poli tecnici superiori riguardano il post diploma e sono dei poli che avvicinano e funzionano solamente se c'è una connessione forte tra l'istruzione, formazione e gli imprenditori. Quando questo funziona, tutti i ragazzi che escono dalla formazione, che è una formazione di 2 anni, vanno a lavorare. Tutti i ragazzi, cioè parlo del 90%, 92% dei ragazzi. Questo funziona. Nel Teramano c'è il polo dell'agrialimentare che verrà presentato durante questo fine settimana, ma in Abruzzo c'è anche il polo della moda, della meccatronica e dell'energia. Quindi insomma stiamo lavorando. È un lavoro complicato perché il mondo del lavoro è velocissimo, cambia tantissimo e quindi è necessario che il mondo della formazione e dell'istruzione possa essere attrezzato tanto da far sì che i ragazzi possano essere davvero preparati e preparati per le esigenze attuali e non quelle di una volta.